Siamo all'interrogazione numero 3, 2496, dei deputati Molinari ed altri, concernente intendimenti in merito a una revisione delle politiche di accoglienza dei migranti, anche alla luce di una recente aggressione verificatasi a Rimini. Il deputato Jacopo Morrone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, collega. Grazie Presidente, grazie Ministro. L'11 settembre a Rimini un richiedente asilo di origini somale ha accoltellato in un autobus due controllori che gli avevano chiesto di esibire il titolo di viaggio. Sceso dal mezzo ha colpito a caso altre persone, tra cui un bambino di 6 anni, oggi fortunatamente fuori pericolo. Il somalo da tempo in Europa, solo qualche mese fa sarebbe entrato in Italia presentando domanda per lo status di rifugiato. Questo grave episodio non è isolato. Le cronache quotidiane testimoniano la crescente frequenza di reati commessi da stranieri entrati illegalmente in Italia o privi di permesso di soggiorno, allo sbando e senza alcun controllo. Lungi dal generalizzare, ma non c'è dubbio che sia evidente la mancanza di una politica nazionale seria e lungimirante in materia di immigrazione. Stupisce infatti che lei, Ministro, possa valutare sufficiente la linea fallimentare portata avanti finora, che si limita a prevedere un'accoglienza Concluda. indiscriminata e senza regole. Si chiede quindi se non si ritenga doveroso, oltre che opportuno, rielaborare con urgenza la linea in materia di accoglienza, anche per evitare l'escalation di fatti simili. Grazie. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro. Onorevoli interroganti, nel far riferimento alla recente aggressione a Rimini da parte di un giovane somalo ai danni di 5 persone, tra le quali un bambino, chiedono se il Governo, e in particolare il Ministro dell'Interno, non ritenga opportuno rielaborare con urgenza la linea in materia di accoglienza dei migranti finora seguita dal Dicastero. Premetto che il responsabile dei gravi fatti accaduti a Rimini, che mi hanno indotto a essere presente in quella città per presenziare 2 giorni dopo l'accaduto a un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, non ha agito per finalità riconducibili ad una matrice fondamentalista. La violenta aggressione che ha scosso l'opinione pubblica locale e quella nazionale sembra trovare la sua motivazione in una forte alterazione dello stato di equilibrio psicologico che tuttavia fino a quel momento si era manifestata solo attraverso un'aggressività verbale e non fisica in occasione della sottoposizione ad un tampone, peraltro negativo, avvenuto il 10 settembre, quindi un giorno prima dell'aggressione al termine della quarantena. Si trattava di un soggetto privo di precedenti di polizia, secondo le annotazioni presenti nei sistemi informativi nazionali e internazionali. Quanto alla dispersione nel territorio italiano di quel migrante, che viene lamentata dagli onorevoli interroganti e posta in relazione causale ai fatti che ho ricordato, vi è da dire che tale condizione non è rilevabile solo in rapporto al recente ingresso del giovane somalo nel nostro paese, ma trova la sua prima radice nella precedente peregrinazione dello stesso soggetto in vari paesi europei. L'accesso al sistema Eurodac ha evidenziato come il somalo abbia fatto il suo primo ingresso in Germania nel 2015, spostandosi dopo poco in altri paesi del continente, e precisamente in Danimarca, Svezia, Olanda e Austria, e infine è arrivato in Svizzera. In occasione dei vari passaggi nei citati paesi europei, Dula ha sempre presentato istanza di protezione internazionale, come si apprestava peraltro a farlo in Italia, nel cui territorio risulta essere entrato il 9 agosto di quest'anno. Proprio in considerazione della sua condizione di migrante e della presenza varia di domande di protezione internazionale, l'apposita unità di Dublino presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha in corso le necessarie verifiche ai fini della ripresa in carico del somalo da parte della Svizzera, ultimo paese che ne ha registrato la presenza. Somane Dula, nel breve arco temporale intercorrente tra il suo ingresso e i fatti di sabato scorso, si era presentato spontaneamente il 9 agosto in questura per esprimere la volontà di chiedere protezione internazionale. In presenza di simili circostanze, si attiva immediatamente, in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione di Ginevra, un'attività di presa in carico dello straniero in omaggio al principio del non refoulement.
Tale attività, in quanto concretando un preciso ed ineludibile obbligo internazionale, è una precondizione di qualunque politica di accoglienza e non è derogabile in alcun modo da parte dello Stato straniero, nazionale. Infine, in relazione all'asserito ruolo agevolativo che il decreto legge 130 del 2020 avrebbe svolto sulla vicenda, desidero evidenziare che la presenza sul territorio nazionale di un qualsiasi straniero per il tempo necessario alla decisione sulla domanda d'asilo prescinde totalmente dalle novità introdotte dal decreto legge, fondandosi su un impianto normativo ampiamente preesistente, non modificabile, basato sugli obblighi di protezione internazionale.